Ben ritrovati amici a questa puntata di RAN TV, come sempre vi do il mio benvenuto e vi abbraccio, grazie di essere con noi anche oggi. Iniziamo la carrellata dei nostri servizi con la marcia dei tre canai che si è tenuta la domenica a Cazzago di Pianiga. Oltre 2000 i partecipanti alla 12ª edizione della marcia dei tre canai. È una giornata bella e calda, quasi estiva. E dopo qualche esercizio di stretching e le ultime iscrizioni si va verso la linea di partenza. Davanti a tutti atleti del calibro di Matteo Gobbo, Matteo Penazzato e la grande campionessa Giovanna Volpato. L'entusiasmo cresce. Ad accompagnare la partenza l'associazione Solidape. Andremo a Capo Nord il 23 luglio da Cazzago, quindi partiamo dalla piazza di Cazzago, torniamo il 15 di agosto, andiamo a Capo Nord per raccogliere fondi per la lotta contro il tumore e per le tre associazioni, Pietro Martire che è lì, oltre il muro, e la colonna a Milano, c'è Giancarlo Volpato, uno che giocava a rugby con me tra l'altro, che è in Serie Rotelle anche lui, e Anfas di Oriago di Mira, della Via del Brenta. Andiamo a raccogliere fondi per queste quattro associazioni, tutto parte da una promessa. Vabbè, se andate nel sito Solidape trovate tutto quanto. Alle 8.30 lo speaker Dario Bolognesi dà il via a questo lungo serpentone di gioia e colori. Runner e camminatori iniziano il loro percorso. La soddisfazione degli organizzatori e dello staff di un Sesto H, punto di riferimento per gli sportivi del territorio. Con chi avete fatto il contratto quest'anno per questa bella giornata? L'abbiamo fatto con quello lassù praticamente, quindi ci è andata bene, giornata meravigliosa, adesso ce la godiamo tutta, partecipanti sono tanti e quindi molto bene. E tra l'altro tanti top runner che siamo contenti di vedere sempre. Alberto, ma con chi avete fatto il contratto per questa bella giornata? Ci siamo impegnati parecchio, eh. Non ti posso dare la soluzione se no ce la copiano. Ascolta, comunque come al solito sempre tanti partecipanti, secondo te cos'è che piace di più di questa corsa? Secondo me il fattore più importante di questa corsa è il coinvolgimento con le scuole e quindi le famiglie, i bambini, il fatto di stare insieme una giornata in allegria oltre ai classici podisti. Che corsa è? È una corsa in cui si cerca di unire il divertimento dello sport alla riscoperta un po' del territorio. Quest'anno siamo baciati da una bellissima giornata di sole, quindi gli atleti sono stati tantissimi alla partenza. Li abbiamo lasciati su tre percorsi che si snodano quasi completamente su argini e percorsi sterrati, quindi pur essendo un percorso in un paese è comunque un percorso immerso nella natura ed è anche per questo che alla 12ª edizione continua a piacere così tanto. La corsa prosegue nei tre percorsi, 10, 15 e 20 chilometri, su strada e sterrato. Percorsi che possiamo gustare grazie a queste immagini realizzate da Vittorio e che naturalmente ringraziamo. Intanto, in zona partenza, arrivano bimbi, ragazzi e famiglie, tutti insieme per partecipare alla mini run. Trasmetti la passione della corsa ai tuoi figli? Sto cercando, anche se sono un po' fuori forma per problemi da podista. E i figli come recepiscono questa passione? Il più grande è pigro, molto pigro, solo PlayStation. La piccola invece sta prendendo anche la sua parte di dinamismo. Tra poco abbiamo la partenza della mini run, 4,5 km per i bambini, i ragazzi, le scuole, le famiglie, quindi è veramente una giornata di sport per tutti, per chi corre, per chi cammina e per tutti. 4,5 km di questa mini run che ha coinvolto più di 300 persone. Gli arrivi della 10 chilometri. Primo Matteo Gobbo.
secondo Otello Dall'Armi e terzo Paolo Recci. No, dai, abbastanza bene, sto riprendendo. Volevo fare i 15, ma tanto caldo, sentivo le gambe un po' pesanti, ho girato per i 10. E bene così, insomma, dai, un buon allenamento e bella corsa. Tanto caldo, oggi è la prima giornata veramente calda, quindi i ritmi si sono un po' calati, insomma. Comunque bel percorso, poi passo davanti a casa mia, quindi meglio di così non si può. Bene, bene, Matteo è sempre alla grande e io sto cercando di recuperare il tempo perso. Comunque, grande Matteo, grande. Bello il percorso, bello. Percorso da 10, bello, bello, carino, carino. Il caldo che un po' ha ucciso un po' le gambe alla fine, ma comunque bello, un bel percorso. Per le donne vince Elena Camali, seconda Emma Daissé e terza Elisabetta Regazzon. Seguono. Tocca ora a quelli della 15 km. Primo Matteo Penazzato, secondo Carlo Gaspon e terzo Davide Lugato. Tra molti applausi arriva anche la prima donna, la campionessa Giovanna Volpato. Tutti la cercano. È amata per la sua bravura sportiva e per la sua grande umanità. Intanto parliamo del percorso di oggi. Beh, meraviglioso, poi io lo conosco molto bene perché ci corro comunque tutti i giorni lungo questi argini. Oggi comunque la giornata ha aiutato tantissima gente, è una grande festa, quindi si corre veramente molto volentieri. Sei comunque sempre un punto di riferimento per tutti quelli che partecipano alle varie corse, ma parliamo anche di quelli che non sono abituati a correre, che vanno a correre per cercare la forma. Che consigli possiamo dare in una giornata come oggi? Le cose che devono fare per non andare incontro a spiacevoli problemi, insomma? Beh, assolutamente i primi caldi si fanno sentire, anche oggi un po' il caldo l'ho sentito, quindi è importante idratarsi, bere anche nei ristori che comunque oggi c'erano ogni 5 km, bere un po' di acqua, questo ti fa arrivare all'arrivo con un po' di energia. Mai aspettare la sete. E i primi segnali quando si ha sete vuol dire che è un po' troppo tardi, quindi prevenire questa sensazione, bere un po' prima. Seconda e terza nella 15 km femminile Elisa Saccarola ed Erika Michelin. E mentre attendiamo quelli della 20 km incontriamo un amico della Marcia dei Tre Canali, Pietro Martire, e la sua associazione Oltre il Muro. Sì, oggi è presente Oltre il Muro su una giornata bellissima, una giornata di sport, solidarietà soprattutto, credo che sia un connubio perfetto e niente, speriamo di godercela. Qui abbiamo lo stand, abbiamo i volantini per metterli sul posto disabili per chi lo occupa abusivamente e qui anche abbiamo il libro di Antonella che se volete acquistarlo lo trovate qui presso Gazebo di Oltre il Muro. Oltre il Muro ha poi donato delle segnalettiche stradali per le zone di parcheggio dei disabili che erano andate distrutte con il tremendo tornado dell'anno scorso. Allora assessore, durante la marcia dei Tre Canali si pensa sempre anche alla solidarietà. Sì, certo, fortunatamente queste manifestazioni aiutano e tengono il tema molto attivo, molto presente. Noi siamo veramente orgogliosi di avere qui a Cazzago un'associazione così volenterosa e che rende questo paese sempre più ricco. Ogni anno partecipano sempre più persone proprio perché hanno voglia le persone di interessarsi alla corsa, non solo allo sport ma proprio anche al proprio paese, quindi grazie davvero a tutti. Il suo rapporto con la corsa? Correvo, correvo. La festa continua e continuano gli arrivi dei vari atleti. Arrivano anche quelli della 20 km. Primo Federico Caon, secondo Loris Fanton e terzo Enrico Simoli. Il percorso è sempre bello, questo lo conoscevo già. Proprio un percorso da power endurance, come dico io. Ci si esprime bene, è stata una bella corsa. Poi anche il paesaggio qua con i canali è bello. Per le donne, prima Ambra Becchiato, seconda Giorgia Bocchetto e terza Nadia Mengic. Intanto in zona ristoro si fa amicizia e si commenta la corsa e i suoi percorsi. Com'è andata? Molto male, troppo caldo, no scherzo, tutto quanto bene, ci siamo divertiti anche oggi e a parte il sole che ci ha cucinato, resto tutto bene, ma ci siamo abbronzati, grazie a tutti gli organizzatori. Bene, bene, i 15 km tanto per correre, ma fa caldo, ma va bene così. Bene, bellissimo percorso, caldo.
caldo ma bello, sempre. Ci vuole una bella Macedonia per recuperare. Certo, ci vuole, grazie, veramente. Molto caldo quest'oggi. Allora, adesso presentiamo... Bella corsa, ma veramente caldo. Sì, molto caldo, veramente. Dopo poi siamo partiti anche... detto da me che io non soffro il caldo, però... Diciamo, siamo partiti un po' forte. Poi ho un po' sentito la stanchezza verso il quindicesimo, infatti ho rallentato un po'. Poi c'era un percorso molto sterrato e molto... con erba e sì che è un po' pesante, le gambe si sono fatte sentire. Arriva anche un amico di Ran TV, Antonio Nardo. Prossimamente c'è anche una corsa proprio nel vostro territorio, a Casa Spotorni, diciamo. A Casa Spotorni il 5 giugno, le mamme non si fermano mai, Spotorni Rani, organizzano la prima marcia Città della Speranza. Vi aspettiamo tutti i runner, camminatori. Vi ricordo che solo con il nostro contributo e con la ricerca possiamo aiutare le persone in difficoltà. Tutti si divertono e la felicità è stampata in uno che ha sempre creduto in questa corsa, Michele Zanetti, uno dello staff organizzativo. Abbiamo raggiunto degli obiettivi che per noi erano quasi impossibili, invece ho notato che anno dopo anno viene molto apprezzata questa corsa, grazie anche a un grande staff che è già da 8 mesi che stiamo lavorando. Secondo te cos'è che affascina di questa corsa? Bah, direi la fascina è il fatto di sentirsi, non so se hai sentito, ma abbiamo quest'oggi mandato una canzone che è quella di Vasco Rossi, Liberi, perché vogliamo sentire tutti liberi, non vincolati da niente, e quindi se uno ama il camminare, il correre, il passeggiare e soprattutto valorizzare quello che abbiamo qua dietro di noi, che sono proprio i nostri 3 canali, perché noi non abbiamo grandi edifici storici, però abbiamo la natura che parla per noi. E quindi il fatto di valorizzare questa natura direi che per noi è una cosa indescrivibile, regalare questo è indescrivibile. E concludiamo la cronaca di questa bella mattinata di sport con il saluto speciale dello speaker Dario Bolognesi. Come sempre qua c'è tanto entusiasmo, quindi si perde la voce, ma ben volentieri, perché tantissime persone, parliamo ormai di migliaia di persone a questo appuntamento, si trovano qui in questo ambiente bellissimo, nei canali, negli argini che sono adattissimi per passeggiate, camminate, quindi frequentate questa zona bellissima che merita la vostra attenzione e un grande staff, una grande organizzazione che ha saputo anche quest'anno portare a casa questa bellissima edizione. Ciao, grazie a tutti. Prossimo servizio, non vi dirò su che cos'è, ve lo lascio guardare completamente per voi. In un clima estivo si è svolta a Bibione la prima tappa della Fisherman Friends Strongman Run 2016, una tappa sprint di 10 km per la più famosa corsa ad ostacoli d'Italia, che ha visto al via circa 2500 atleti, con grande partecipazione femminile. Presente anche la campionessa mondiale ed europea di karate, Sara Cardin. Oltre a muscoli, fatica e sudore, agli strongman si è chiesto di presentarsi al via mascherati nei modi più fantasiosi, per una giornata all'insegna della condivisione e dell'entusiasmo. Spettacolare il percorso, con 50 metri di corsa in mare, 3,5 km su asfalto, 4,5 km su terreno sterrato e 2 km sulla sabbia. Lungo il percorso, ostacoli con schiuma, fango, dune di sabbia, balle di fieno e pneumatici. La vittoria finale è andata ad Alberto Marchesani, 45 minuti e 03 secondi. Secondo Simone Orler, 45 minuti e 54 secondi. E terzo Mauro Ongaro. Per le donne vince per il secondo anno consecutivo Mary Brocchetta, 54 minuti e 29 secondi. Seconda Alessia Scalette. E terza Melania Polley. Ed ora invece l'intervista a Simone Moro, che abbiamo visto anche partecipare al Venice Night Trail a Venezia con la sua simpatia e le sue parole, un grande atleta. Andiamo a sentire che cosa ci ha raccontato della sua attività e del suo rapporto con la montagna. Sì, il Nanga Parbat è la montagna più grande del pianeta, non è la più alta ma la più grande. È una montagna di 8126 metri che nessuno era mai riuscito a scalare d'inverno. Le scalate invernali sono la mia specialità, cioè salire le montagne più alte del pianeta nella stagione più fredda e più difficile. E dopo 30 anni di tentativi, tra cui c'erano stati già altri 2 miei tentativi, siamo riusciti finalmente ad arrivare in cima. Con me c'era Tamara Lunger, altoatesina, lo spagnolo Alex Chicón e il pakistano Ali Zappara. E questa è stata la prima volta nella storia, finalmente, che si è riusciti ad arrivare fino in punta a questo gigante in inverno. Cosa si prova nel proprio interno a raggiungere una vetta del genere? Beh, essendo un sogno, e in questo caso il sogno di una vita, poter scalare a tempo pieno e raggiungere questi obiettivi,
si prova le stesse sensazioni di chiunque quando realizza un proprio sogno. La vetta però non è il culmine, non è la linea d'arrivo, sei esattamente al 50% del percorso che devi fare, perché da lassù poi devi anche scendere, quindi sulla vetta di solito ci si concede 5-10 minuti, massimo un quarto d'ora di gioia, felicità, di un panorama mozzafiato, e poi bisogna rientrare nella concentrazione, nella capacità di tornare giù e tornare al campo base, dove è la vera vetta, dove c'è la vera linea d'arrivo. E la soddisfazione ovviamente in questo caso è ancora più grande, visto che è stata una scalata storica e le scalate storiche rimangono per sempre. Il tuo rapporto con la corsa? È giornaliero. Io corro dai 100 ai 140 km la settimana, quindi sono spesso mezza maratona al giorno, perché la corsa è il miglior modo per prepararsi a qualsiasi attività aerobica, e l'alpinismo lo è in toto. In più la corsa non ha scuse, nel senso che puoi correre ovunque, quindi anche quando sto viaggiando per lavoro, per conferenze, per sponsor, anche in giro per il mondo, un paio di scarpe da running e sei già a posto. Poi devi metterci te la volontà di uscire col sole, col bello, col brutto, col caldo, col freddo. Quindi una grossa parte della mia preparazione è fatta correndo. Io di solito mi piace correre in montagna, in collina, soprattutto fare fartlek, quindi cambi di ritmo spontanei a seconda che sia salita o discesa. E poi c'è la parte ovviamente di preparazione tecnica, io non devo solo correre, anzi non devo correre in montagna. Devo andare veloce molto spesso, ma devo arrampicare su roccia, su ghiaccio, su misto, e quindi mi alleno ovviamente anche con le abilità arrampicatorie. Cosa ti senti di dire ai giovani che devono intraprendere le cime della vita? Beh, che sogni impossibili non ne esistono. E se qualcuno dice che qualcosa è impossibile è perché fa prevalere gli alibi che giustificano il fatto che uno non ce la faccia, piuttosto che la caparbietà e la tenacia, anche la capacità di attendere per anni il momento giusto e il giusto traguardo. E quindi questo è il consiglio che do, che vale per sempre. Non esiste nulla di impossibile. Ovviamente più il sogno è grande, più le cime sono grandi e più servono basi solide. E serve anche una lunga attesa. È un po' come la vendemmia, non puoi vendemmiare ogni giorno. Devi vendemmiare una volta l'anno. E il vino buono, buonissimo, non sempre arriva tutti gli anni. Ed ora, come sempre, un po' di notizie in breve per voi. Ivan Geronazzo, l'atleta di Valdobbiadene, trionfa nella gara lunga al Grand Ride delle Prealpi Trevigiane, con il tempo di 8 ore e 35 minuti, 319 gli atleti iscritti. Ottimo nono posto assoluto della vicentina Anna Zilio alla Stralugano, con il tempo di 1 ora 22 minuti e 49 secondi. 2.000 i partecipanti alla 17esima Corifeltre. Oltre ai due percorsi di 5 e 10 km, i partecipanti hanno potuto vivere la festa della salute organizzata dall'US2 di Feltre. Nella distanza lunga, vittoria per Said Boudalia, 36 minuti e 26 secondi, e per la bellunese Paola Dalmas, con 41 minuti e 55 secondi. A questo punto, cari amici, concludo anche questa bella puntata di Run TV. Mi ha fatto molto piacere restare con voi. Mi raccomando, sempre all'aria aperta, adesso che le giornate sono un po' variabili ma sempre belle, è un piacere andare a correre fuori, è un piacere incontrarvi con le nostre telecamere alle varie corse che ci sono un po' in giro in tutto il nostro territorio. Vi aspetto come sempre affettuosi alla prossima puntata. Vi abbraccio, vi ricordo sempre il nostro indirizzo in sovraimpressione. Io mi congedo da voi, ma non per molto, solo fino alla prossima puntata. Vi ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti! We'll be right back.